conosciuta la prima parese. Se potenza mi sta l'energia, si tutta buona sei che sta vita mia. O scudetta da barra si ancora mondiale fuori dalla mischia. Ben ritrovati cari amici giglianti, oggi siamo a Barra presso l'oratorio dell'Arciconfraternita Santissima Annunziata in compagnia di Armando XIII, responsabile della Paranza Barrese La Mondiale, che quest'anno festeggia i 35 anni di storia nella festa dei Gigli di Barra. Buongiorno Armando, grazie Buongiorno. Di essere qui con me. Quindi la Paranza La Mondiale festeggia i 35 anni di storia. Come è nata la vostra Paranza? La Paranza Mondiale è nata nel 1986 per fare la prima festa nel 1987. Diciamo la Paranza Mondiale nasce dalla fusione di due gruppi, dalla Paranza Nazionale e dalla Paranza che allora si chiamava Sciorda. Un gruppo della Nazionale e un gruppo della Sciorda si unirono e formarono la Paranza Mondiale. Tutto questo per svolgere la prima festa nel 1987, dove noi eravamo proprio dei bambini, però ricordiamo tutto perché è stata sempre la nostra bandiera di appartenenza. Diciamo che le persone che hanno fondato questo gruppo è stato fondato prima su un rapporto di amicizia e poi dopo si è creato questa cosa della Paranza, perché sia il gruppo che stava con la Nazionale sia con il gruppo della Sciorda, addirittura nei due gruppi ci stavano persone della stessa famiglia e decisero di unirsi e formare questa realtà, la Mondiale. C'è un ricordo che ti lega particolarmente alla Paranza, la Mondiale? A me personalmente legano molti ricordi. Voi, perché io sono cresciuto con le persone che hanno creato questa Paranza, tra cui faceva parte mio padre, che adesso si è allontanato, comunque avendo un'età si sono messe dietro le quinte. E i ricordi sono tanti. Però diciamo uno dei ricordi più belli che ho avuto io della Mondiale è stato, forse sarà anche di recente, però è stata una delle feste spettacolari, bellissime, al di là di quella del 2017 che era il nostro trentennale, ma c'è stata anche la festa del 2007, il ventennale. Quindi ci sarebbe molto da raccontare, però giustamente se uno vuole ricordare qualcosa che ha colpito principalmente della Mondiale, è stata la prima volta che ha fatto una girata a 40 persone, Piazza Crocella, dove si ruppe Navarra e comunque completarono la girata, cosa da davvero da ammirare, da vedere. Le persone che stavano là sotto hanno dato proprio segno di forza e poi anche di attaccamento alla propria Paranza. Cosa faccio sulla destra? Non mi vedo! No, sono qua, ci sono! E mi era per la Mondiale! Eccolo qua! Vai, vai, vai!
troppa destra mia. C'è una festa che ricordi in maniera particolare? Una festa bella, una festa che ti è rimasta nel cuore? Sì, festa che è rimasta nel cuore forse sarà di recente, il trentennale 2017, anche perché quando facciamo il trentennale, abbiamo fatto il ventennale, noi facciamo tutto noi, Giglio e Paranza. Diciamo, ci uniamo a maggior parte tutti i responsabili, anche con amici che vogliono partecipare, però il Giglio è della Paranza, quindi la Paranza, i ragazzi godono del loro Giglio tutto l'anno, fanno quello che vogliono, sempre in educazione e nei limiti, e poi ti senti molto più libero, non dovendo dar conto a un comitato, anche se è giusto dar conto ai comitati, perché comunque sono sacrifici che uno fa per fare un Giglio, però è molto bello, anche perché nel 2017 abbiamo fatto una festa particolare, cioè siamo partiti a iniziare a festeggiare dal mese di maggio, abbiamo fatto un'iniziativa in un palazzetto qua sulla Via Repubblica Marinare, dove abbiamo fatto la raccolta di tutte le canzoni dei 30 anni della Paranza, dove sono venuti tutti i cantanti che nel corso degli anni hanno cantato sui nostri Gigli, sia quando siamo stati a Nola, sia a Casavatore, sia a Barra, sia a Crispano, diciamo, ci hanno onorati tutti, è stata una raccolta di tutte le canzoni con la partecipazione anche di molte Paranze, sia di Barra che di Nola, di Brusciano e di Casavatore, che ci hanno onorato della loro presenza. Quindi quell'anno là è stato un anno bellissimo, al di là della domenica che poi è stata stratosferica, sia come festa e sia come divertimento vicino a Giglio, perché è bello quando riesci a portare le famiglie intere. Quell'anno là, anche se negli ultimi anni c'è molta partecipazione di famiglie intorno a noi, però quell'anno là è stato un anno particolare, dove è sceso tutti noi con le famiglie, con i figli, tutti, e hanno partecipato tutti alla sfilata del sabato, alla festa della domenica, e poi la domenica è stato fatto quel che si doveva fare nel migliore dei modi. Quindi c'è un aneddoto che ricordi con piacere, che ci vuoi raccontare? Di questa festa qua, diciamo. Di questa festa qua l'aneddoto principale è stato, diciamo, la competizione che c'è stato con il Giglio davanti, che era una bruscianese, una competizione pulita, sana, a distanza, però bellissimo, perché comunque stavi facendo una competizione con una grande Paranza e cercavi sempre di mantenere testa, di fare qualcosina in più, quindi diciamo è stato un aneddoto bellissimo, perché c'è stata una competizione da due grandi Paranze nel rispetto. Certo, c'è una girata particolare della Paranza Mondiale, la più bella girata? C'è qualche ricordo? Allora, io personalmente di ricordi di girate ne ho tantissime. Quelle perché, che ti è rimasta nel perché cuore, diciamo prima di fare il responsabile ho alzato per molti anni e nonostante sono responsabile, quando mi tocca vado ancora sotto. Le girate belle, il Ciak si gira che fa la Mondiale, che è una delle girate che ha creato la Mondiale, e quando vai là vicino provi sempre un'emozione inconfondibile. E a me, diciamo, le girate che abbiamo fatto nel 2017 là sotto è stato bellissimo, sono 4-5, ma dico il 2017 che fosse una delle feste recenti che magari tutti possono ricordare, ma se torniamo dietro 2014-2013, sempre delle bellissime girate, sono state fatte in vari modi, sia di tecnica e anche con dimostrazioni di forza. Certo. Gira!
quindi c'è un comitato con cui la Paranza la Mondiale ha stretto un rapporto di amicizia stretto, un comitato con cui c'è molto feeling. Allora, la Paranza Mondiale stringe feeling con tutti i comitati, perché noi giriamo molti comitati, anche perché noi cerchiamo di accontentare quasi tutti. Infatti la nostra idea è, quando andiamo da un comitato, la prima cosa che diciamo: noi siamo qua per un anno, perché ci abbiamo anche altre persone da accontentare, ci piace accontentare tutti. Abbiamo girato molti comitati e devo dire la verità, ci siamo sempre trovati bene e ci siamo sempre lasciati in ottimo rapporto, anzi con qualche comitato si è poi ritornato, tipo con il Sant'Antonio che è Bisignano Show, e come adesso con i Bravi 93, dopo molti anni ci ritroviamo a fare una festa insieme. Perfetto, quindi che rapporti ha la Paranza Mondiale con le altre paranze? Guardi, barrei una festa un pochettino su questo aspetto qua, un pochettino più particolare, però se devo dire che la Paranza Mondiale ci abbia dei brutti rapporti con le altre paranze, non è vero, perché giustamente ognuno la domenica vuole fare la sua parte, ognuno la sua competizione. Ti parlo a nome mio, ma anche di molti miei amici. Ci siamo in buon rapporto con tutti, anche perché abbiamo fatto anche feste di collaborazione fuori barra con altre paranze, quindi da ciò dall'esempio che comunque la Mondiale sta in buon rapporto con tutti. Certo. Vi manca la festa? La festa non manca poco, manca tantissimo, anche perché noi comunque viviamo in un quartiere dove non è che offre molto. Noi l'unica cosa che veramente ci tiene uniti, che ci permette di incontrarci, è la festa. La festa dei Gigli per noi è un punto di forza per il quartiere come per i gruppi, perché al di là di questa pandemia che ci ha tenuto rinchiusi, sono 3 anni che ahimè non si fa la festa, e per noi è stata proprio veramente una mazzata grande. Ma la festa è il momento di incontro, certo. Ma non il momento di incontro del mese di settembre, perché grazie alla festa c'è l'incontro tutto l'anno, vuoi per le valle, vuoi perché magari dobbiamo fare una prova, vuoi perché dobbiamo andare a parlare con la musica o con il cantante o col comitato, tutto l'anno ci sta l'impegno e ci sta il punto di incontro dove le persone si radunano per discutere delle cose. Certo. L'anno prossimo sarete protagonisti a Nola con il Giro del Calzolaio. Come vi state organizzando? Hai toccato un bel tasto. Perché appunto il sindaco un paio di giorni fa ha dichiarato che la festa dei Gigli ritornerà appunto nel giugno 2023. Sicuramente. E hai toccato un bel tasto, ti dico perché personalmente copro una doppia veste, sia di maestri di festa, onorato di far parte degli amici di Nola del Giglio del Calzolaio, che salutiamo, che saluto i miei fratelli, e poi anche nella veste di Paranza. Diciamo, partecipare a Nola è sempre un'emozione, e uno cerca di arrivare alla festa di Nola sempre nel migliore dei modi. Noi, il nostro punto di forza è la semplicità, noi cerchiamo di fare le cose semplici, rispettando sia il comitato e sia la festa dove andiamo a partecipare, quindi per noi partecipare a Nola è come fare la festa di barra, ci sentiamo di casa, al di là che i maestri di festa sono dei veri amici, ma c'è un'amicizia dei nostri genitori. Quindi è solo un onore per noi andare a Nola e fare la nostra parte. Certo. Perché ci teniamo sia alla festa di Nola e sia come Paranza Mondiale, che abbiamo sempre fatto il nostro, diciamo, la nostra parte nella festa di Nola. Quindi che rapporto c'è tra Nola e Barra?
Il rapporto ad Anone Barra è un ottimo rapporto, c'è sempre stato un ottimo rapporto per chi ama la festa. Certo. Perché se la mettiamo sui punti di quello che si scrive sui social, allora uno dice non è un buon rapporto, però sappiamo che sui social molto spesso scrivono dei ragazzini, magari uno per giocare, per fare. Però se vogliamo parlare di persone che fanno parte integrante della festa, c'è sempre stato un ottimo rapporto e c'è anche molto rispetto tra le due feste. Sì, sì. C'è sempre stato e secondo me ci sarà sempre. Certo. C'è un ricordo particolare che vi lega a Nola? Il ricordo particolare, sì, diciamo, sono pure le feste che uno va a fare a Nola. Noi per esempio abbiamo iniziato con Nola nel 1996. Mm. 1996 con un giglio spettacolare, eravamo il giglio dell'Ortolano, per noi la prima festa andare a fare a Nola, giglio dell'Ortolano che comunque ti porta che il pomeriggio non puoi andare a casa, resti a Nola a mangiare perché poi alle 4, alle 16, 16:30 tu devi alzare. È stata una festa spettacolare al di là di tutto. E poi siamo a Nola, i ricordi sono tanti, perché comunque è la festa del giglio come la festa del giglio di Barra, però sono due modi di fare la festa tra Nola e Barra, perché diciamo Nola c'ha un percorso molto più lungo a livello durante l'anno tra la bandiera, la questua e tutto rispetto a quel che è la festa di Nola. Quindi i ricordi sono tantissimi delle feste di Nola, con le partecipazioni alle varie bandiere, alle questue, sono queste le cose che ci legano anche di più alla festa. Infatti c'è appunto questa, insomma, la festa unisce, non divide. Sicuramente. E quindi appunto fra Nola e Barra c'è sempre stato un legame molto forte, sì, che sì, si protrae da tanti anni. Ma con tutte le altre feste, sì, io ti dico la verità, perché sì, cioè, qua, noi andiamo, cioè qua dove sta un giglio si corre, ma al di là che sia Nola, che sia Barra, che sia Bruciano, Casavatore, Crispano, chi ama la festa la segue. Poi, ognuno ha le proprie caratteristiche come festa. Sì, certo, certo. Ed è in piazza, signore e signori, l'Ortolano di Salvatore Vassallo, Paranza Barrese, la mondiale, divisione musicale di Gaetano Cassese. Thank you.
Quindi, ritornando a Barra, spesso si discute sulla differenza fra le musiche sui gigli degli anni 70-80 e quelle attuali, molto più ridotte riguardo gli elementi. Secondo te che cosa ha causato questo cambiamento e come si potrebbe in qualche modo reintrodurre questa tradizione di avere più elementi sul giglio? Che cosa ne pensi? Allora, diciamo, io ricordo ancora qualcosa degli anni passati, fino a metà degli anni 80, quasi fine anni 80, che diciamo ci stavano le trombe, tromboni ancora sui gigli. La festa è cambiata, c'è stata l'evoluzione, ma non solo con la musica, in tutto. È cambiato di tutto, è cambiato sia come anche con le paranze, come è cambiato sopra, è cambiato sotto, perché al di là che prima le paranze erano formate da meno persone, oggi è formato da un numero più grande, anche perché si fanno delle cose pure diverse da prima. Oggi c'è molta più competizione, quindi magari prima si faceva una girata e finiva là, oggi se ne fanno 5, se ne fanno 10, quindi è cambiata di tanto. È cambiato molto anche l'evoluzione musicale. Voi, perché comunque oggi è cambiata proprio la musica generale, perché se tu oggi, ecco, escono tutti questi rapper e queste canzoni vengono portate sui gigli, comunque c'è il cambio anche a livello musicale. La musica è molto più veloce rispetto a prima. Perciò è stato cambiato anche a livello di strumentazione. Però diciamo gli strumenti è sempre bello vederli, perché poi non li portiamo sul giglio, è vero, però comunque con la fanfara del sabato, oppure magari a Nolo con la questua, ci stanno tutti gli strumenti. Sarebbe bello vedere un'altra volta, non dico tutti gli strumenti come stavano, ma almeno qualche tromba sul giglio, perché la tromba era fondamentale. Certo, sì. Quindi oggi il capo paranza e i responsabili sono un esempio per i tanti giovani in cui si rivedono. Come dovrebbe essere l'apporto e la comunicazione attraverso i social e soprattutto dai microfoni per tutelare questa importante figura? Allora, se parliamo di social, è l'unica cosa che dovrebbero togliere per il bene della festa e delle paranze. Hai ragione. Perché se, dai social si va sempre a degenerare giusto, perché giusto. Magari sono ragazzini, sono ragazzini, sì. Allora, il responsabile non dico è un genitore, perché è una parola molto, molto difficile. Fare il genitore è un compito grandissimo. Il responsabile deve essere quella persona che deve saper coordinare e gestire, ma non solo la domenica, certo. Perché se tu gestisci bene i ragazzi, gli amici più che altro, tutto l'anno, arrivi la domenica che non è il caso di dire fai alzare un po' questo oppure fai comportati bene, no, perché ti viene di conseguenza. È proprio il rapporto che si va a creare durante l'anno, perché la persona non è che la devi aspettare solo a settembre, viene Natale, ha bisogno di che uno si scambi gli auguri, ci si vede durante l'anno, magari per un'iniziativa, per una manifestazione. Noi domenica scorsa abbiamo fatto una manifestazione, ma più che altro era per un incontro con tutti i ragazzi, perché nei 3 anni di pandemia non ci andava di fare niente, perché comunque siamo genitori e quindi capiamo, abbiamo il senso di responsabilità. Era pericoloso fare determinate cose e quindi abbiamo evitato. Oggi che la cosa è andata un po' ad allascarsi, a scemare un po', abbiamo preferito fare questa iniziativa proprio per incontrarci con tutti, certo. Per sentire nuovamente il calore della festa. Tutti con le mani sulle sale!
Infatti sono delle bellissime iniziative che costituiscono l'inizio di una ripresa della festa di Gigi di Barra dopo 3 anni di interruzione a causa del Covid. Infatti noi in questo momento ci troviamo presso l'oratorio dell'Arciconfraternita Santissima Annunziata, che è luogo dell'esposizione di una mostra sui mini Gigi, ma anche di una mostra
fotografica, e queste mostre rientrano fra i tanti eventi del cartellone del bicentenario della festa di Gigi di Barra, che appunto quest'anno ricorre il bicentenario della festa di Barra. Quindi, parlando della festa di Gigi di Nola, che differenza c'è sotto l'aspetto del percorso e dei punti cruciali con le altre feste? Diciamo, ogni festa ha i suoi punti cruciali, i punti di difficoltà e quelle sono le caratteristiche proprio che vanno a fare della festa. A Nola ci sta la girata Capagrossa, ci sta la girata delle carceri e poi ci sta il mitico Vico Picciotti. Come Barra, nel corso degli anni si è cercato di creare altre girate, come sta il Ciak si gira, ci sta la Pescivendola, Palazzo Cosenza, sta le finestre e in passato c'è stato anche il Vico Santa Lucia, che non era un vero e proprio parte del percorso, ma è stato creato per creare un po' di più di difficoltà alla festa, come vogliamo chiamare, e per far capire un po' le caratteristiche di una paranza e tutto. Come a Busciano ci sta la Cinera, ci sta Casa Romano. Ogni festa ha le sue particolarità e le sue difficoltà. Certo. In ogni festa, quando si arriva vicino a questi punti, giustamente ognuno si emoziona e ci si esalta. Quindi, diciamo, sono dei punti belli in tutte le feste. Certo. Che magari, ecco, là mettono in ordine le bravure di una paranza, escono le capacità e poi di tutta la festa. State ragazzi, ce ne a marene, forza! Thank you.
Quindi Vico Santa Lucia, Vico Picciocchi, Casa Romano, Vico San Gennaro, quale di questi impiega più difficoltà e quale è più attrattivo sotto l'aspetto della spettacolarità? Allora, se parliamo di difficoltà, il Vico Santa Lucia è il più difficoltoso. Ti spiego perché. Perché tu il Vico Picciocchi, che è uno dei punti più belli della festa di Nola, più belli ma anche diciamo nello stesso tempo forse più brutti, perché quando esci là dice è finita la festa, però è un punto emozionale della paranza, dei maestri di festa e di tutto. Il Vico Santa Lucia è più difficoltoso perché quando si è fatto il Vico Santa Lucia tu con una sola alzata entravi ed uscivi, quindi la difficoltà era maggiore perché entravi a culo dietro, come si dice in termini giganti, e usciva a faccia avanti, mentre il Vico Picciocchi tu c'hai il giglio, lo alzi ed esci direttamente.
quindi come difficoltà forse il Vico Santa Lucia presenta qualche difficoltà in più, però come emozione diciamo il Vico Piciocchi ne dà di più, anche perché il Vico Piciocchi è parte storica del percorso di noi, mentre il Vico Santa Lucia è stato creato per dare maggiore rilievo alla festa e più difficoltà per evidenziare le capacità di una paranza. Certo. Quindi a Brusciano c'è stata l'Alzado di Giglio nel mese di agosto. L'anno prossimo la festa ritornerà a Nola. Barra si sta già preparando per la Kermesse 2023. C'è già qualche Allora, per me Brusciano è stato di ottimo esempio nella ripartenza della festa. Forse bisogna solo fare i complimenti al sindaco di Brusciano e a tutti, perché è stato da esempio a dire è arrivato il momento, bisogna ripartire. Barra con queste piccole iniziative sta dando il segno di dire noi ci siamo presenti come sempre, sono 200 anni, anche se si voleva festeggiare in un altro modo e bicentenario, però non fa niente, vuol dire che l'anno prossimo sarà una festa più organizzata, sì, e più sentita, sì. Ma Barra c'è, come la penso io da barrese, al di là di Paranzaro, Barra è pronta. Barra è pronta perché Barra ama la festa, sì. Quindi con tutte le difficoltà che ci possono essere, ma il barrese si fa trovare sempre pronto. Infatti ho potuto vedere delle dirette già ieri, delle fanfare che sfilavano per la città, quindi si è potuto già notare la felicità dei barresi nel ricominciare da capo, insomma. Sì, c'è diciamo il barrese è pronto, ieri ha dimostrato, anche se non ero presente perché non c'eravamo, siamo ad una cerimonia, però è un punto dove dire Barra ci sta, Barra ama la festa. Ieri con l'uscita della fanfara, magari qualcuno può dire non è che ci stava tante persone, non è così, perché dobbiamo anche pensare la paura ancora che ha le persone. Certo, sì, sì. La paura che ha ancora le persone, sì, nel andare negli assembramenti. Però queste iniziative sono solo delle cose che fanno bene alla festa, perché magari oggi la persona ha guardato, ma stamattina sono sceso prima, sono andato a vedere un po' Gigliatelle delle Creature, sì, ci stavano molti ragazzi, è bello vedere i bambini che crescono con la mentalità gigliana, sì, perché questa è una tradizione che deve andare avanti, non deve finire. I nostri figli devono dare valore alla festa, non si devono allontanare, devono stare sempre nella festa, sì, perché la festa è del popolo e il popolo di Barra ha bisogno della festa dei Gigli. Sì. Quindi Armando, che messaggio vuoi lasciare ai futuri giglianti ed appassionati per proseguire al meglio questa tradizione? Il messaggio è, ragazzi, Barra è un quartiere un po' abbandonato, dovuto a tanti problemi, mo sia politici, quel che sia, mettiamoli da parte. Voi seguite le orme dei giganti, dei vostri genitori, dei vostri familiari, amate la festa, perché la festa è bella, ma non solo la domenica, la festa è bella viverla 365 giorni all'anno, perché la festa dei Gigli è un punto di incontro tra le persone, è anche un punto di cultura, perché dietro alla festa dei Gigli ci sta una storia. Quindi leggere un libro dove racconta la festa dei Gigli fa parte della festa, fa parte della conoscenza della festa. Quindi non abbandonate questa festa, continuate inserendovi anche con la musica, non è che uno si deve inserire nella festa solo per alzare, no, magari con la musica, il cantante, certo, e poi sempre quello che alza altrimenti la festa finisce. Ecco. Quindi io dico sempre di partecipare di più a tutte le iniziative, al di là di chi la fa, ma partecipare, perché la festa dei Gigli è un patrimonio infinito. Certo.
Io ti ringrazio per essere stato qui con me, grazie per aver rilasciato questa importante intervista. Faccio un grande in bocca al lupo alla Paranzala Mondiale, sia per Nola sia per Barra 2023. Io vorrei ricordare agli amici che ci seguono che sulla nostra pagina Facebook è stata pubblicata una ricca videoteca che ripercorre la storia della Paranzala Mondiale. Io saluto tutti voi e ci rivedremo alla prossima intervista. Arrivederci a tutti.